Come Ordine Avvocati abbiamo preso posizione insieme alla Camera Penale sul tema del processo Pifferi, perché riteniamo che noi siamo chiamati a garantire, a rappresentare ai cittadini che esiste una cultura del giusto processo, esiste una cultura della parità delle parti e quindi prima di ogni altra cosa esistono delle garanzie all'interno del processo. È suonato per noi un campanello di allarme, abbiamo voluto fortemente esserci e garantire che il diritto di difesa è sempre al centro del processo. Quindi quando vediamo delle anomalie o comunque delle criticità che in qualche modo possano alterare questo equilibrio, siamo chiamati a intervenire come istituzione. Questo perché i processi si fanno nelle aule di giustizia, nella parità delle parti e non si fanno fuori. Nessuno mette in dubbio il diritto e anzi il dovere della procura di accertare, di fare le indagini e di verificare eventuali commissioni di reato. Ovviamente quello deve essere fatto nel sistema di garanzie costituzionali di cui parlavo prima. Quindi non voglio che si creino strumentalizzazioni. Oggi ho letto in rassegna stampa alcuni titoli: l'Ordine degli Avvocati contro la Procura. L'Ordine degli Avvocati di Milano non è contro alcuno. L'Ordine degli Avvocati di Milano è a favore delle garanzie del processo. Io non entro nel merito del processo perché ci sono le parti, c'è un PM, c'è la difesa, ci sono dei giudici che dovranno giudicare. Io credo che ognuno deve assumersi la responsabilità del proprio contegno processuale. Quindi noi siamo lì per vigilare, per garantire. E badate bene che siamo pronti a vigilare, ovviamente come abbiamo fatto, anche sui nostri colleghi, perché la deontologia va rispettata a 360 gradi.